Il rapporto dell'obitorio non mi aveva fatto chiudere occhio. Invece di rispondere ai miei interrogativi, ne aveva aggiunti altri. L'assassino aveva volutamente provocato una morte lenta e dolorosa alla vittima. C'era qualche collegamento con il caso Kirsten. Chi mai mi aveva spedito l'email su Kirsten? E perché? L'allenamento con Tyler era ciò che mi serviva. Dovevo liberare la mente e riprendere un po' fiato. Ehi, Carla, mi sembri assente. Sicura di stare bene? Sto bene. Perché non dovrei? Ok, scaldiamoci un po' e poi iniziamo. Dimmi quando sei pronta. Ok, d'accordo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. L'ultima serie e sarò pronta. Uno. Due. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, mi sono riscaldata. Posso salire sul ring. Pronto, Tyler? Ehi, che fretta hai? Lasciami fare un po' di riscaldamento e poi mi occuperò di te. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Mi sento in forma stamattina. Un'altra serie e sarò pronto a salire sul ring. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bene, pronto per la sfida. Signore e signori, un caloroso benvenuto a Las Vegas per l'incontro tra Tyler Miles il Terribile e Carla Valenti la Sanguinaria! Ah sì? E chi rompe continuamente le scatole sul fatto che mi comporto come un bambino? Oh.
watch your back roll up another star, but try it again. Try it again. Things just won't go your way. Got to come on, try it another day, but try it again. Voi la rivincite? No, basta. Mi faccio una doccia e mi rimetto al lavoro. Non riesci a toglierti l'omicidio dalla testa, eh? Ho la sensazione che manchi un pezzo del puzzle. Ti stai scervellando per niente. Quel tizio è un pazzo. Fine della storia. Forse. Ma voglio trovarlo e assicurarmi che non faccia più nulla del genere. Lo prenderemo. Un assassino che lascia in giro così tanti indizi non va molto lontano. Spero sia facile, Tyler. Lo spero davvero.